Ferragosto è alle porte e la mensa della Caritas di Piacenza, come ogni ricorrenza particolare dell'anno, ha tutte le intenzioni di ricreare quel clima che solitamente si respira in famiglia in occasioni così speciali, sotto quindi con un menù tutto piacentino. Faremo dei tortelli al burro e salvia e poi sicuramente ci sarà un arrosto con patate, verdure miste e probabilmente ci sarà anche una torta o il gelato, insomma. Ecco. Più o meno quante persone sono previste? Questi giorni, considerando che la mensa serale in agosto è chiusa, molti si agganciano a mezzogiorno perché la sera sono senza pasto, quindi a grandi linee penso un'ottantina, ecco, non meno. Fondamentale, come sempre, il lavoro dei volontari che ogni giorno assicurano almeno un pasto ai più bisognosi. Tra quelli che quotidianamente si prodigano alla mensa della Caritas Piacentina, senza alcun tipo di compenso, troviamo persone di tutte le età ed etnie, unite però da un unico obiettivo, fare del bene. Luca, ad esempio, è un ragazzo di 20 anni e oltre che uscire la sera con gli amici, passa gran parte delle sue giornate proprio qui. Bisogna già cominciare a fare quello che si può nel nostro piccolo. Quindi per me è veramente bello alla fine. Aiutare non fa mai male alla fine, anche di solito piuttosto che rimanere a casa senza lavoro, senza far niente, qua alla fine anche se non si viene pagati si fa comunque del bene appunto per la società. Elena è invece una ragazza romena che da ospite della Caritas è presto diventata una volontaria. E anche una cosa che a me mi piace è trovare le persone che veramente hanno bisogno, perché sono tantissime. E mi trovo abbastanza bene perché mi hanno accolto molto volentieri, perché prima ero una, in mezzo a loro anche io con dei problemi e tutto il resto. Quando volontariato è sinonimo di integrazione. Yaya, ragazzo ivoriano da poco nel nostro paese, vuole trasformare questa esperienza in una ragione di vita. Quando ho cominciato questo lavoro come tipo volontario, per me l'integrazione mi ha aiutato troppo, posso dire bene, anche la lingua, ho imparato la lingua e a me mi piacerebbe fare questo lavoro come volontario, è la vita, è normale, devi fare, devi aiutare le persone. Chi invece alla Caritas lavora come volontaria da 3 anni è Marinella, piacentina doc, tra le cuoche della mensa. Un'esperienza bellissima perché io ero a casa a fare la casalinga, sono tuttora attivo anche in parrocchia, però il tempo era tanto, i figli sono diventati grandi e quindi ho sentito proprio il bisogno di aiutare qualcun altro oltre alla parrocchia.